Salve gente, qui parla Otakumen! Continuiamo con Like a Dragon Infinite Wealth! Capitolo 10, non essere crudele? Se parlano con me cascano male! Io sarò molto crudele con Eiji! Cazzo Nawa! L'hai presa stranamente bene, Kiryu! Top tier persone da far fuori. Eiji, Ebina e Shiza, Shidoza, come cavolo si chiama? Diciamo i Seiryu e facciamo prima. Ah, poi vabbè, Dwight, e non serve neanche dirlo. Abbiamo esaurito gli alleati, direi. Come potevi saperlo? Se Chitose avesse parlato, però. Solo adesso, solo all'ultimo gliel'ha detto. Porca di quella. Cioè, si è anestetizzato le gambe per sembrare infermo, insomma. Preferivo quando eravamo noi a fare gli inganni. Povero Nawa, cazzo. È ferito? Ferito? Vabbè, errori di battitura o di contesto, lasciamo perdere, non prendiamocela. I traduttori fanno un lavoro della Madonna. Almeno ci ha pensato lui. Finalmente aggiungerei. Cos'è? Ha rapito i genitori? O il nonno magari? No, perché c'è anche un nonno in mezzo. Ho fatto le storie dei legami e quindi so insomma che c'è suo nonno che è tipo il suo maggiordomo e le vuole un gran bene. Un'altra? Quante altre confessioni ci sono oggi? Ma scherzi, vero? Stai scherzando? Oh beh, l'abilità delle doppiatrici giapponesi, insomma, hanno tutte una voce molto elastica. Ecco perché lavorava per Evino, perché era ricattata. Ma come è stata ricattata? Ok. Qualche altra bella notizia, no? Perché mi sembra che stiamo andando sempre più in discesa. Se la liberiamo dal suo vincolo, non dovrebbe aver più problemi a fare. Però comunque ha 5 milioni di iscritti, mica male per lei. Sawashiro, ok. Già, ex Yakuza buoni, eh? Che non sono i protagonisti, strana la vita. Così.
頭が茜さんを危険にさらすような真似するのかなって。はあ、あいつは何だってやるだろう。perché penserebbe una cosa del genere? Infatti sono con Namba qui. そもそも昔は荒川にバレねえように茜さんを殺そうとしたんじゃなかったか。その時の動機は自分の子だった若を、青木亮を守ることだけど、今頭に残されてるのは荒川のおやすさんへの義理だけだ。だからやってもいねえ殺しで無所にも入ってたんだろ。今の頭がおやすさんの愛した人を罠にはめたりし、ま、non so, visto qua, visti gli scrupoli che si fanno questi bastardi, non saprei. Kiryu-san, Kashira wa ore ni Hawaii e iku you ni itta toki atama o sagete kitan desu. E allora che cosa vuol dire? Sawashiro-jo wa donna mokuteki demo shibai nanka de ore ni atama sagetari shi. Oh, nonostante la situazione, Ichiban cerca di vedere il lato umano nelle persone che gli ha fatto un torto. È incredibile. Jinsei no yari nokoshi toshite Akane-san ni ore o awasetakatta. Sono isshin datta hazu desu. Sawashiro wa Ebina no hontou no nerai o shirasarete nakatta tte koto. Sawashiro non era, non l'ha saputo fino all'ultimo quale, com'erano le, com'era la situazione, qual era il piano. Kiryu-san, Kashira to hanashi o shite moraemasu ka? Ore wa kochi de Rani o oikakemasu. Hayaku oikakenai to torikaeshi ga tsukanaku natchimau. Mou hoka no zako domo kara kikidaseru koto nado nakaro. Ja, Seiryu kai e no nagurikomi wa ittan invasione. Sawashiro no renrakusaki o shiru hitsuyou wa per contattare, cioè il telefono di uno degli sgherri? Hanashi wa kiite ita ro. Aitsu no renrakusaki wa wakaru ka? Fuzakero. Oh, ancora che si ostinano a non voler cedere, cioè non so con chi, non so se avete capito con chi avete a che fare, ma tipo qualche ago dentro alle unghie? Ah, e ce lo dici ora perché? Doka shita ka, Saiko? Eiji tte hito ni koppidoku damasareta ndesu yo ne? Ichiba. Nano ni yori ni mo yotte Sawashiro no koto wa mada shinjiteru. Ano Sawashiro desu yo. Ebina to Guru tte hou ga zenzen nattoku iku. Beh, Ichiban pensa in per vie traverse praticamente. Sore ga aitsu no ii tokoro da. Omae mo sou omawane ka? Un'altra prospettiva. Ha visto la scena. Hanawa. L'anima. Questa era la sua immaginazione, però. Se lo dice da solo. Le strategiche, facciamo appunto la situazione. E dove andiamo? Al Survive, per caso? Oh. Tenerla al Survive. Ma guarda, che sorpresa! Sì, è il posto adatto per tutto il Survive, diciamocelo. I figli di Gincio sono già abbastanza malmessi. Invitando, chiamassi, aspetta, di chi parlava? Perché non indovinate? Ah, aspetta, per caso altri vecchi alleati? Zhao e Jung Han? Chiamarli plurale, quindi Hanawa è morto. Per me sono responsabile. Questa foto viene da Gaiden. Era un bravo Daidoji. Stavo per dirlo, riposa in pace, Hanawa. Adesso ti raggiungerò. Non dire così, Kiryu, che cazzo! Mm? Oh!
Salve Robbie Damon. Ops, quella è la voce inglese. お二人ともお変わりないようで。 Che cosa, Kazuma Kiryu? Ah, Taichi Suzuki. Certo. Ah, che bella cazzina, pregna di significato proprio. Beh, Junghi Han l'aveva già incontrato Zan, non me lo ricordo, onestamente. あんたにも同じ身の半純だ。損失から聞いて事情は心得ています。あなたに残された時間が少ないことも含めて。そうか。なら話は早い。あっちの二人は異人町の探偵でね。デタクティブ ロカーリー、what?アスペッタ、ウナティモ。アスペッタ、ウナティモ。 Aspetta un fottuto attimo! Direttamente da Judgment e Lost Judgment! Non mi ricordo i nomi, ma sono dei grandi! Cazzo, che incrocio! Cazzo, quanto adori i crossover! Non li hanno fatti parlare, però. Forse sta lì solo per ascoltare e dirla loro. セイリュウカへの切り込み方を考える必要がある。セイリュウカへは跡目だった高部が無所に行った頃からどんどん不透明な組織になっていきました。ですがここへ来て腑に落ちたことがあります。なんだいそりゃ。高部が警察に捕まったのは組員に拳銃を持たせていた容疑だったんですがね。 どうやらそれは海老名のでっち上げと考えられそうです。ああ、プロペオカープロエスピアトーリオ。組内部からの情報提供が逮捕につながったと聞いています。もし海老名の目的が本当に極道の第二次大解散であれば、高部を排除する必要はない。だから我々も海老名を密告の容疑者とは考えていなかった。しかし大解散が単なるお題目で、 海老名の狙いが清流会を牛耳ることなら、高部を刺したのは海老名で決まりでしょう。初めは極道を大解散させるつもりが、組に入って気が変わったってことか。もしくは初めから清流会を。È stato così lungimirante a pianificato tutto da prima, vuol dire, oppure nanno tami. È possibile. そこがまだ見えてないところだ。 Certo, però deve aver avuto una bella fiducia in se stesso per pensarla così, così alla lontana. E con la certezza che nulla sarebbe andato storto, soprattutto. Aizga Kasuga no yutori, Ebina to ichimai iwa janne naru na. Sawashiro no renroku saki wa Sonhi ga shitten den ne. Dattara hanashi ga dekinai ka kiite mitarai Ebina no inai basho de ne. Così, proprio a random. Ok. Dosta. Telefoniamo? Non è che mi dice devi prepararti a una lunga serie di battaglie, eccetera, eccetera. Conoscendo l'andazzo, almeno. Sembrerebbe. Aia, sembrerebbe di no. Sawashiro da. Kiryu da. Anta to hanashi ga shitai. Kiryu da. Ima doko ni iru? Ebina wa issho ka? 条件を先に言ってください。俺いないが。話がしていたけど、エビナのいないところでな。あいにくですが、俺は忙しいんです。ご承知のように。モードインコーディーチェプルディレクト、ケノンポー、ケチェイビナ。あんたは客寄せの名誉職だろ。エビナの尻にくっついてる以外で。 仕事あんのか。今のセリフ一の野郎が言ってたならぶっ殺すぞ。文句があるなら面と向かって言え。どこに行け会える。不当にある清流会の倉庫です。ナンバー場所を知っている。Non ha ancora mollato Barack Burattini, insomma, non è ancora andato alle Hawaii, chissà che. ええ。でも俺は一人じゃない。
Anche stranamente onesto. Quindi, sì, insomma, dovrai farti strada tra parecchi tirapiedi. Dici? Ah beh, sì, sarebbe stato più discreto, in effetti. Non ci avevo pensato. Una richiesta d'aiuto, addirittura. È messo così male? Possiamo prendere prima del nuovo equipaggiamento, magari? Potrei essere un pochino underlivellato con quelli. Quindi ti aspetto una lunga battaglia, dai, butto lì un minuto, inizia a dirmi stai attento che stai per a fare una cosa molto lunga. Oh, vuoi dire che si unisce al gruppo anche lui? Non è che si potrebbe aggregare anche Jung-hi-han? いや、しかし、お二人にそんな軽い不渡枠で動かれると方々に示しが。そんなのお前がにらみ聞かせりゃ問題ないじゃん。そうは思いませんけど。お前も来てくれりゃ確かに楽しいが、立場的にも清流会と表だって揉めるのはまずいんじゃないのか。 Più problemi di così alla fine. Una risposta magari? Quanto è durata sta gara di sguardi, cacchio? Forse è la forza dell'abitudine. Jung-hi? Niente, Jung-hi-han? Tsundere no kimi ni sokoma de kitai shai nai yo. Yoshi, te koto de. Mine, mata yoroshiku tanomu yo. Inquadratura perfetta per... Ecco, Zhao si è unito alla squadra. Oh, riesco a percepire anche l'inquadratura. Fantastico! Entro certi limiti. Dai, anche Jung-hi-han, please! Manchi solo tu, Virgil coreano! Dai. Occasione persa per riaverlo nel gruppo. Pazienza! Più che altro perché sono anche curioso di sentire se ha effettivamente una canzone karaoke pure lui. Se devo essere proprio onesto. Un taxi, ok. Zappi è tornato con noi. Sicuro di doverci lanciare così? Sì! Allenarci un po'. Cosa vuoi dire, scusami? Dobbiamo... grindare? Quello che fa per noi, ovvero un edificio in costruzione. Ok. Missione secondaria numero infinito, 6. Così all'improvviso. Abbiamo fretta, dobbiamo andare a vedere Sawashiro. Però c'è una gang che rompe le balle. Andiamo prima da loro. Che cazzo, le priorità? Però dobbiamo prima allenarci, è vero, dimenticavo. Ah, Sonshika. Lo conosciamo questo, non mi è familiare. Si è per caso unito ai... come cavolo si chiamano? Ai boss segreti, insomma. Ok. Un po' di rispetto per la capa di tutto. Agliamon, ecco, non mi veniva in mente il nome. Per caso è tipo il
dungeon che c'è un Ululu? Mi baso solo sul fatto che c'è una scaletta là dietro, magari... Questo principio, quindi. No, occhio che ti dà un altro ca... Sì, il suono delle botte è un pochino off sync, eh. La minaccia è seria. Paura, che paura. Parecchi piani più in basso. Sì, mi sa che forse ci ho azzeccato. Forse è davvero un dungeone. È pericoloso. 3, 2, 1, calcio. Ecco. Magari gli piace essere pestato, eh? Quindi lo dice presumibilmente di proposito, apposta, perché è un masochista. Sì, sotterraneo di Yokohama. Oh, perbacco. Oh beh, qua farò un po' di ricerche da per me, immagino. Anche qua si ottengono i floppy disk che si possono poi dare a, come si chiamava, Robomichio. È una cosa che ho fatto in differita, quindi non vi preoccupate, la vedrete poi su questo canale. Comunque spero vi stia piacendo questa... il gameplay commentato in questo modo. È un po' un format diverso, ma diciamo che ho preso un po' più di confidence. Magari non sarò un commentatore brillante come molti altri, ma ci provo. E senza walk and roll. Ho mai visto sto attacco? Non penso di... No, ma è una figata, già partiamo benissimo. Figata, sì, proprio fantasia più estrema, penso che sia una cosa che vede soltanto Kiryu. Walk and roll, no, sono sicuro di non averla mai vista questa cosa qua. Figata, molto creativo soprattutto. Ricordiamoci che Zao è un ottimo cuoco. Tra l'altro, l'abbiamo visto cucinare anche in Lost Judgment, se non sbaglio. Ok, decimo piano, boss. Cutscene o boss generico, e quindi tutta questa mezz'ora di registrazione inutile non è servita a un cavolo, giusto per capire, eh? Potevo anche evitarmi dello spazio extra sprecato sull'hard disk. Va bene, oggi va così. I win! Ho finito il dungeon, non è servito a niente se non per... oh, non male. Se non per ottenere un paio di cose e per livellare... Ai fini della trama è stato completamente inutile!